Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Questa sera vedete che siamo pieni di carte geografiche, siamo pieni di carte geografiche perché siamo un po' arrabbiati con i produttori di Monforte d'Alba, i quali stanno cercando in qualche modo di uniformare un po' tutte le loro produzioni. Stanno praticamente cercando di allargare i nomi dei cru per farli diventare pochi, per farli diventare più facilmente riconoscibili e in qualche modo banalizzandoli un pochettino queste sottozone. Io stavo guardando questa carta curata da Alessandro Masnaghetti, nella quale vengono dettagliati perfettamente tutte le vigne più importanti di Serra Lunga d'Alba. Scusate questo refuso verbale, ho citato Serra Lunga d'Alba anziché Monforte d'Alba, me ne scuso. Era un po' difficile farvele vedere, ma tanto per farvi capire quanti sono i piccoli appezzamenti di diverso colore che costituiscono tutta quest'area che veniva chiamata Bussia Soprana, Bussia Sottana e così via. E poi vi erano naturalmente tutta una serie di vigneti nel circondario che avevano diversi nomi anche perché avevano diverse esposizioni e diversi suoli. Bene, adesso si è praticamente tutto uniformato e tutta questa ampia area che arriva praticamente dal confine con Barolo e con Castiglione Falletto fino quasi all'abitato di Monforte si chiamerà tutta Bussia. Questa naturalmente è un'ingiustizia ed è un falso soprattutto e quindi è una cosa che ci stupisce come appunto i produttori di Monforte abbiano potuto compiere una scelta di questo genere, tenendo anche conto che proprio qua in mezzo passa quella separazione di tipo geologico che differenzia le due grandi aree di produzione. Da una parte abbiamo l'unità di produzione di Barolo con i suoli costituiti dalle marne di Sant'Agata, da quest'altra parte abbiamo l'unità di produzione di Castiglione Falletto con le arenarie di Diano. Quindi un unico calderone dove c'è dentro un pochettino di tutto e dove praticamente non si riuscirà bene a capire quale sarà quindi il carattere della Bussia. Noi invece vogliamo proprio in questa serata andare a risalire alla vera Bussia, al vero carattere della Bussia e proprio per questa ragione apriamo questa bottiglia di Barolo Bussia del 2001 di Sergio Barale, dei fratelli Barale, proprio perché vogliamo riuscire a memorizzare esattamente qual era e quale dovrebbe continuare ad essere il valore assoluto di Bussia, in questo caso di Bussia Soprana. Questo quindi è un vino del 2001, ricordiamoci che il 2001 è stata un'annata decisamente grande e a testimone di ciò vedete questo splendido colore di questo Barolo che è riuscito a mantenere inalterato il suo timbro, il suo colore, questo bel rubino con i riflessi un pochettino granati, un pochettino bruni, davvero di bella eleganza e anche di una certa profondità. I suoi profumi sono estremamente ricchi e tutti ormai spostati verso queste note, come dire, un pochettino più mature, verso un frutto che si è fatto dolce, molto maturo, molto denso e con una nota di speziatura, di tabacco, di sottobosco, molto 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 interessante, molto intenso. Vi è questa serie di aromi che ricordano un pochettino l'odore del camino, della legna bruciata, ma anche molto del tabacco, delle spezie, anche qualche elemento appena appena mentolato. Non vi è strana naturalmente una speziatura molto ricca, molto intensa, a tratti pepata, ma anche con dei caratteri abbastanza morbidi, abbastanza dolci. Questo è un Barolo di tipo estremamente classico, tradizionale, fermentato in serbatoi di acciaio, ma poi affinato in grandi botti da 50 ettolitri. La macerazione è durata circa 20 giorni, quindi non si è andati a cercare di estrarre troppo, sebbene il 2001 fosse un'annata ricca e generosa che poteva anche sopportare delle macerazioni anche più lunghe. Ma qui il motivo di una macerazione così è anche dato dalla ricerca dell'eleganza. Non si è voluto andare a cercare delle note più forti, più intense, più pesanti, ma si è voluto mantenere questo profumo così elegante, così etereo e con una
con un profumo di rosa ancora molto molto forte, sta uscendo adesso piano piano nel bicchiere, e ci si rende conto proprio di come questi vini, mentre stanno nel bicchiere, continuano a cambiare, continuano a evolvere. Ed è quindi proprio molto bello sentire questo passaggio, questa variazione, queste sfumature che piano piano si fanno sentire sempre più intense, sempre più fitte. Si era partiti appunto con dei toni molto molto speziati e molto molto terrosi quasi, e piano piano invece si sta facendo molto leggero, molto etereo, appunto diventando molto molto floreale, molto fine, molto leggero. Ricchissima la sensazione gustativa che sta dando una carica fruttata straordinaria, dolce, matura, ma al tempo stesso rinfrescata da questo tocco vagamente verde, acidulo, da questa speziatura piccante, da questo tannino che sorregge la sensazione gustativa con estrema forza, con estremo vigore, che gli dà spessore. È un tannino vigoroso, seppur fine, ma che continua ad alimentare la sensazione gustativa alla nostra bocca. Davvero un vino di grande impatto, di grande intensità e di grande ampiezza gustativa. Ogni volta che lo si annusa, ogni volta che lo si porta alla bocca, c'è sempre qualche cosa di nuovo, sempre qualche elemento che sta mutando, che sta cambiando. Davvero un vino di una grandissima eleganza, di una grandissima personalità. E noi ci auguriamo naturalmente che i Barolo Gussia abbiano sempre questo carattere, abbiano sempre queste caratteristiche così fini, eleganti, estremamente, estremamente precise e riconoscibili. Vogliamo che la Gussia ritorni ad essere soltanto la grande Gussia. E con questo naturalmente, con i fratelli Barale che hanno saputo costruire questo vino e che ci auguriamo naturalmente che sappiano sempre costruirlo anche in futuro. Buona serata a tutti con il Barolo Gussia del 2001 dei fratelli Barale. Buona serata a tutti e l'appuntamento come sempre per domani sera.